tutti come tanti minuti. Ciao Seliners, come state? Bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Allora, innanzitutto voi come state? Fatemelo sapere nei commenti. Voglio iniziare questo video scusandomi per la mia assenza, nel senso che più che altro ho visto che mi avete scritto un sacco, veramente un sacco di voi, ed eravate molto preoccupati per appunto la mia assenza, così ad un certo punto sono sparita. Vi chiedo scusa per non aver trovato il tempo per poter mettermi qua a registrare e a parlarvi appunto di come sto, di come sta andando tutto. E appunto ho deciso di fare questo video oggi alle 9 del mattino, così lo pubblico adesso e vi aggiorno un po' su tutto quello che è successo. Allora, iniziamo dall'inizio, da tutto l'inizio. Allora, inizialmente partiamo da tipo io ho smesso di pubblicare verso Natale. Dopo Natale ho pubblicato un ultimo video e poi sono sparita. Ok, il punto è che, vabbè, eravamo a casa dei miei genitori, come sempre, io e Cri e la Selena, e ad un certo punto era uscito fuori che mio padre era positivo. Quindi mio padre era positivo, i genitori di Cri hanno degli appartamenti che non usa nessuno, quindi, cioè, li affittano d'estate, tipo. E ecco, quindi hanno preferito, visto che io ho la Selena che è piccolina e visto che io sono incinta, che fosse meglio allontanarci da casa. E abbiamo fatto anche un test rapido per sicurezza, eravamo negativi e ci siamo fatti la quarantena in uno di questi appartamenti in cui sono anche adesso. Non siamo più in quarantena perché ormai sono passati già tutti i giorni che dovevamo passare, mio papà è negativo adesso. Mio papà ha dovuto aspettare tanto perché anche la seconda volta che ha dovuto fare il molecolare è uscito sempre positivo, e proprio qualche giorno fa è risultato negativo. Non so se mi sono spiegata, scusate. Sto cercando di spiegarvi più in fretta che posso, cioè, non più in fretta, cioè, più meglio, non si dice più meglio, meglio che posso, meglio che riesco. Ecco, allora, e niente, noi alla fine siamo rimasti qua, in uno degli appartamenti dei genitori di Cri, anche perché siamo a Misano e siamo più vicini alla casa nuova dove dobbiamo andare a vivere, ecco, e parliamo anche della casa nuova. La casa nuova ci sta aspettando, nel senso che è stato, non vi dico un parto, ma qualcosa di più. Fortunatamente anche i genitori di Cri ci hanno aiutato veramente, veramente un sacco, e siamo riusciti, finalmente abbiamo luce, acqua e gas in quella casa. Adesso l'altra cosa importante che ci manca è che, cioè, che devono venire a guardare i termo per la caldaia, robe del genere. Quindi ci manca questa roba qua che abbiamo... abbiamo preso appuntamento il 21, mi sembra, quindi mi sa che il 21 verrà appunto il proprietario a quella casa a vedere se insieme alla casa, non lo so, io non so come spiegarvelo perché è veramente difficile, non riesco a spiegarvelo bene. Comunque devono fare i controlli alla caldaia per vedere se sono da sostituire o se vanno bene così. Ecco, una roba del genere. E niente, dal momento in cui loro ci danno l'ok, abbiamo tutte le cose per poter andare nella casa nuova. La cucina che avevamo comprato ce l'hanno montata, infatti se guardate questo video siete delle persone orribili perché ci avete montato la cucina in una maniera schifosa. Quindi vi sto odiando con tutto il mio cuore, anche perché Cri, queste persone che gli hanno montato e trasportato la prima cucina che avevamo comprato, sono state veramente delle persone cattive. Ci hanno fatto... Cioè, oddio, cioè, vabbè, non so qua spiegare, però vi dico soltanto che non potevamo mettere la cappa perché ci avevano messo i fornelli sotto la finestra. Era un casino. E niente, anche qua ci hanno aiutato appunto i genitori di Cri e e adesso avremo una cucina che dovrebbe arrivare in questi giorni, entro lunedì, mi sembra di aver capito, e entro il 17. Dovrebbe arrivare in questi giorni comunque. E stavolta appunto ce la porteranno, ce la sistemeranno direttamente delle persone veramente competenti. Ecco, perché noi diciamo che avevamo cercato dei contatti che in teoria erano buoni, solo che sono risultati veramente uno schifo. Vabbè, lasciamo stare questo pezzo. E quindi siamo abbastanza incasinati con sta faccenda della casa. Cri ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, è andato con suo padre a prendere i materassi, i letti ci sono, quindi il lettino della Serena anche lì, io e Cri avevamo provato a montarlo. E un parto dopo.
Ci hanno aiutato anche i genitori di Cree e non so come, vi giuro, non ho idea di come abbiano fatto, sono riusciti a montarlo perfettamente e anche il nostro letto. Infatti, no, non lo so, vi giuro che io non avrei mai saputo da dove iniziare, tipo con il letto nostro non avrei mai saputo dove mettere le mani. Con quello della sedia che abbiamo preso all'IKEA c'era il manuale, io cioè ci ho provato con Cree, però abbiamo fallito anche lì, ci eravamo proprio convinti, eravamo arrivati quasi alla fine e poi è risultato che stavamo sbagliando qualcosa e non capivamo che cosa. Vabbè, fatto sta che poi hanno preso anche i materassi, quindi appunto la cosa che manca è questa cosa della caldaia e poi possiamo andare nella casa nuova. Ok, questa cosa della casa ve l'ho spiegata. Adesso passiamo al fatto del perché la Yuzi non ha pubblicato ed è sparita totalmente dai social. Allora, non è stato per cattiveria, non è stato per nessun motivo, anzi, volevo pubblicare questo video in cui vi spiegavo tutte queste cose anche ieri che avevo il tempo, solo che la sfiga vuole che mi si erano bloccati per tutto il giorno di ieri internet, chiamate, quindi non potevo assolutamente fare, cioè magari lo potevo anche registrare il video, però non avrei potuto pubblicarlo e non ci stava. Ok, allora, a parte questa cosa qua, comunque quello che voglio dire è ancora chiedervi scusa per avervi tenuto sulle spine e avervi fatto preoccupare. La gravidanza sta andando benissimo, quindi grazie di tutte le preghierine che state facendo per noi. La bimba sta molto molto bene, ho fatto l'ultima ecografia proprio qualche giorno fa, che era non mi ricordo che giorno era, 10? 10. Il 10 ho fatto una ecografia e hanno confermato che appunto è una bimba, si muove tantissimo, tantissimo. Dopo magari vi metto una foto di come si vede adesso la pancia, sono in delle condizioni inguardabili in questo momento. C'è la Selga qua che invece dorme ancora. Cree mi ha portato del pane, mi andava tantissimo il pane fresco, mi ha portato anche la spianata, cioè io con le mie voglie. Spianata, e questa busta è tutta fatta da affettati e gigante. Affettati e pane mi andavano tantissimo e non li mangiavo da un bel po'. Ok, comunque, il motivo per cui sono stata assente è stato che ero semplicemente sparita, non soltanto con voi, ma anche qui io letteralmente. I primi giorni in cui sono sparita, devo dire che sono sparita perché volevo più che altro dedicarmi alla Serena, che eravamo qua richiusi in quarantena e non potevamo uscire nemmeno qua sotto al parco, che magari la Serena si prendeva una boccata d'aria e non era stressata. Quindi mi sono dedicata alla Serena, non volevo che lei stesse qua e soffrisse stando qui al chiuso, non potendo fare nulla. E questo dai. Quei primi giorni di quarantena che sono stati, poi dopo basta. Dopo potevo continuare tranquillamente a registrare, se non fosse che la gravidanza mi ha totalmente stesa e non faccio altro che dormire giorno e notte, ma non dormire perché ho quei momenti tipo fino all'altro giorno mi svegliavo alle 3. Andavamo a dormire alle 3 del mattino, avevamo gli orari totalmente sfasati dato che eravamo in quarantena, tipo vivevamo le giornate la notte e il contrario, no? E dopo niente, quando ci stavamo ricominciando a provare a riprendere il ritmo normale, la gravidanza mi ha steso, nel senso che ho mal di testa fortissimo, ho un sacco di nausea, tipo ogni volta che saliamo sulla macchina io sento che sto per vomitare l'anima. Non succede, però c'è questa sensazione che è veramente brutta quando mi metto davanti a qualsiasi cosa, non lo so, ma cioè, a volte la Selena mi vede, lei gioca con le sue bambole e io devo stare sdraiata nel letto e chiudere gli occhi, ma non sto nemmeno dormendo, cioè devo stare così perché mi fa malissimo la testa, veramente un sacco, e non ce la facevo a farmi vedere, cioè non riuscivo proprio a registrare, non avevo le forze, non so, sono stata veramente un botto debole, anche fino a ieri tipo. Ho passato tutta la notte a piangere, in pratica sono andata a dormire piangendo perché avevo questo mal di testa fortissimo che non andava via. Adesso sto prendendo anche delle medicine che mi ha dato la dottoressa per queste cose, però a volte fanno, a volte no, purtroppo. E niente, il motivo è questo qua, vi giuro che la gravidanza, in teoria, tutte queste nausee, questi mal di testa se li dovresti avere entro
nei primi 3 mesi di gravidanza. Io sto già, cioè sto andando al quarto, sto entrando quasi nel quarto, sì, tra pochi giorni sono al quarto mese e non dovrei avere queste cose. Io non vorrei che tipo iniziasse ad avere tutti questi mal di testa, tutti questi dolori fino alla fine della gravidanza, cioè sarebbe una cosa. Oh, no, no, non so se. Oh, mamma mia, non ci voglio nemmeno pensare perché è già da qualche giorno che ce l'ho e sto veramente male. Male, 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 che altro che mi sembra di essere una cosa lì appoggiata, inutile, che non riesce a fare niente. Ieri, tipo, anche oggi mi sono svegliata alle 6 del mattino e stavo rompendo le scatole a Christian. L'ho fatto anche ieri, poi vabbè, ho detto vabbè, visto che stavolta mi sono riuscita a svegliare presto, anche oggi, facciamo qualcosa di produttivo, usciamo. Infatti sono uscita con la Michelle, abbiamo fatto colazione insieme, abbiamo portato i bambini al parco. Sono tornata a casa, abbiamo pranzato, no, avevamo pranzato fuori. Sono tornata a casa, dovevo andare con Christian alla casa nuova a sistemare, a pulire un po'. Non sono riuscita perché stavo morendo, cioè non lo so, mi è preso un mal di testa di nuovo fortissimo. Sento proprio che se non chiudo gli occhi e non mi metto a riposare almeno un pochino, cioè non lo so, mi potrebbe esplodere la testa. Sento veramente questa sensazione qua ed è bruttissima. E a volte mi viene anche, cioè a volte mi sale proprio tutto. Quello che ho mangiato, molto, molto fine, molto carina come cosa, non è per niente bello. Niente, in pratica sono stata assente per tutte queste cose della gravidanza che non avevo mai avuto così tanto forti. Più che altro questi mal di testa, magari ogni tanto che mi risaliva sul cibo, sì, anche l'altra volta, non spesso l'altra volta. Con la Serena mi è durato tutto il secondo mese di gravidanza, però era solo quello, una volta al giorno dovevo far uscire tutto e poi dopo stavo bene. Invece stavolta mi è preso proprio un mal di testa che non si sopporta. Però niente, io spero che comunque si ristabilizzi tutto nel mio corpo perché non voglio stare così, ecco. E poi piango, cioè piango, magari non lo so, non c'è un motivo per cui piangere, l'aiuto poi di piangere perché vede, non lo so, che cade una penna per terra e dice, povera penna, e attacco a piangere, piango tantissimo senza motivo, infatti la Selena si sta preoccupando e io cerco di non farmi vedere, ma non lo faccio apposta, è un pianto isterico. E basta. Dovevo assolutamente mangiare qualcosa. Comunque, la mia piccolina sta bene. Ho detto che appunto il 10 siamo andati a fare un'altra ecografia, una visita di controllo. Il prossimo mese, il 26, se non sbaglio, il 6 febbraio, ho la morfologica. E poi ho un'altra visita perché si fa sia la morfologica che una visita di controllo normale. Comunque vederla l'altra volta è stato veramente bellissimo. E io ho l'applicazione in cui ti dicono tipo adesso quanto è grande. Ah, nell'ecografia mi hanno detto che pesa 130 grammi. E dall'applicazione c'è scritto che è grande come un'arancia. È la sorellina lì dentro. Anche il naso si vede. Adesso tipo la pancia inizia a vedersi, sì, un po', un pochino sì, ma ci sono delle cose, adesso magari vi metterò anche qualche video. Che fa, che la Serena faceva, vi giuro, già da quando aveva 2 mesi, 2 mesi nella pancia, che tipo io mi sdraio senza cuscino così dritta sul materasso e mi si alza, proprio si vede lei che punta su un pallino della pancia e non lo so, non riesco a spiegarvelo, però comunque vi proverò a mettere qualche video, si capisce. Sono un sacco contenta. Comunque spero che almeno riuscirò a essere attiva in mattina perché questi giorni, tipo da ieri, inizio a svegliarmi alle 6 del mattino. Così,
a casa. Infatti a Kesia non va molto bene questa cosa, però sinceramente la trovo anche una cosa carina, perché almeno riesco a svegliarmi presto, riesco a fare delle cose in mattinata, che se no mi svegliavo tardi e non riuscivo a fare niente. La sera tra poco si dovrebbe svegliare, anche perché ieri è andato a dormire molto presto, cioè record di ultimamente alle 11. Ok, tra poco anche lei dovrà riuscire a rimettersi con i suoi orari. E niente, la situazione era questa, ragazzi. Io vi chiedo ancora scusa, veramente, veramente, veramente un sacco. E presto vi farò vedere la casa, anche perché adesso ci stiamo andando molto spesso nella nuova casa per sistemare, per pulire. Quindi Christian è andato stamattina, dovevo andare anch'io, ma mi fa male questa, la capoccia. Volevo giusto spiegarvi appunto la situazione. E domani, io penso che andremo anche domani nella casa. Spero di stare bene in modo da potervi fare un bel tour della casa. Però magari aspetterei che arrivasse la cucina, così ve la faccio vedere anche con la cucina, pensandoci meglio. Ok, io penso di aver detto tutto. Comunque lascerò magari anche qualche box nelle Instagram stories, quindi se ancora non lo fate seguitemi su Instagram, perché appena pubblico questo video cercherò di ritornare attiva lì, perché mi mancate veramente un sacco. E tornerò anche a fare le dirette. E basta. Vi ringrazio un sacco perché comunque molti di voi sono rimasti qua ad appoggiarmi nonostante l'assenza, senza avervi spiegato. Vi giuro che ho veramente provato a tenere il telefono in mano e a cercare di spiegarvi queste cose, ma a parte che attaccavo a piangere e mi faceva male la testa, mi faceva... Voi non avete idea di come siano le gravidanze. Oddio, penso che solo le mamme possono capire queste cose, cioè è proprio una roba che ti prende il cervello. Ok, basta. Io vi auguro una bellissima giornata, mi raccomando, qualsiasi cosa che mi volete chiedere nei commenti risponderò a tutti, e vi mando un bacione e cercherò, vi giuro di essere più attiva che posso, anche perché mi mancate tantissimo, mi manca vloggare. Ieri comunque ho fatto un vlog che posso finire anche oggi pomeriggio, l'ho iniziato ieri però lo posso finire anche oggi, come facciamo sempre io, e così posso tornare anche a mettere i vlog. Vi mando un bacione e raccontatemi voi invece come sta andando da voi. Da qua io ho sentito che ci sono un botto di positivi, un botto di persone che io conosco sono state positive e non me l'aspettavo. Vabbè, dettagli. Vi mando un bacione e ci sentiamo nei commenti. Allora abbiamo la fido.